Questo evento secondo me è fondamentale per la città perché apre degli spazi prima non visitabili e quindi abbiamo cercato, anche investendo il nostro tempo, cercando di aprire questi spazi alla popolazione. Però la cosa importante, al di là del seminario importante internazionale che c'è stato stamattina, è il fatto che durante il mese di novembre la mostra sarà aperta a tutti. Durante la settimana già abbiamo le prime prenotazioni di scuole che ci hanno chiesto di visitare la mostra, quindi alcune scuole di Siena visiteranno questi spazi, molti ragazzi visiteranno questi spazi per la prima volta, quindi è una cosa di apertura pian pianino parziale nei confronti della cittadinanza. Inoltre, noi sempre come Ordine degli Architetti, durante il mese di novembre abbiamo già deciso due date, il 18 e il 25, spero di non sbagliare, dove ci sono altri eventi dove si parlerà di recupero di spazi urbani, si parlerà di questi spazi, come possono essere riconvertiti. Quindi il nostro compito è quello di aprire un dibattito, poi ci saranno gli amministratori, ci saranno tecnici, spero saranno fatti dei bandi di concorso di progettazione, è una cosa secondo me interessante, però il nostro compito come Ordine degli Architetti e come organizzatore e membro del comitato scientifico e organizzatore di questo evento è quello di aprire un dibattito. Poi se c'è qualcuno che coglie la potenzialità di questi eventi, gli amministratori che stamattina erano davvero presenti, quasi tutta la giunta del Comune di Siena ci ha fatto molto piacere, sono stati invitati e sono venuti e hanno fatto anche un intervento. Quindi diciamo che noi abbiamo iniziato con un piccolo seme, ora sta anche ad altri prendere questo inizio e spero che possa concludersi nel futuro nel migliore dei modi.